Maddalena Sonoro sei arrivata finalmente, noi siamo venuti qui, lo ripetiamo con te, insomma siamo felici, onorati di essere soci della Marotta e Caffiero, la prima libreria all'interno del Teatro Bellini. Tu sei un'attrice, fai teatro, quindi la giusta location per chi da sempre spende il proprio tempo, il proprio amore e l'impegno nel fare teatro. Hai girato l'Italia, sei venuta qui, domani c'è l'inaugurazione, noi stiamo preparando questo piccolo backstage che inseriremo domani prima delle interviste e di quello che sarà il servizio per l'inaugurazione della Marotta Caffiera all'interno del Teatro Bellini. L'emozione, hanno detto che tutto questo esiste non solo grazie al loro impegno ma soprattutto grazie al tuo lavoro, perché facendo l'attrice guadagni e reinvesti il tuo denaro in quello che è poi la cultura. Guarda, in realtà ti hanno detto una cosa poco esatta, perché comunque è tutto il gruppo che lavora, non sono solo io, ci mancherebbe. Insieme a me in scena, tu lo sai benissimo, c'è Luigi Credendino, si è alternato Anilo Mallardo, Antonio Piccolo, quindi c'è comunque un gruppo che fortunatamente ci sostiene e ci dà una mano. Ti ho detto una cosa molto bella rispetto al teatro, no, a questo teatro. Noi tra l'altro non solo abbiamo l'opportunità di avere qui il nostro store come casa editrice, ma addirittura a marzo debutteremo con una nuova produzione proprio in questo teatro, al Piccolo Bellini, assolutamente sì. Io l'ho detto, questo è uno dei teatri secondo me più belli e magici che Napoli ha. Napoli è una città d'arte, poche persone insomma lo capiscono e l'apprezzano come tale. Invece credo che sia il modo più giusto, un fiore all'occhiello, un valore aggiunto, che la Marotta e Caffiero sia proprio qui, insomma, perché ci si produce Rosario. Sì, ma assolutamente sì, anche perché questo per noi è uno dei teatri più belli d'Europa, non d'Italia, perché veramente è un grande gioiello, non piccolo, perché è enorme, veramente grande. E per noi è fondamentale essere qui, soprattutto perché finalmente riusciamo ad uscire in qualche modo da quello che è il nostro quartiere, ma uscire nel senso positivo, perché comunque portare scampi, esattamente qui poter dire che comunque lì è casa nostra, abbiamo la nostra sede, è lì la sede della casa editrice, ma fortunatamente riusciamo ad allargarci anche in città, quindi non abbiamo più la necessità di dover andare oltre la Campania necessariamente per esportare, diciamo, i prodotti della Marotta e Caffiero, ma questa sarà una seconda casa, quindi ricordiamo che la Marotta e Caffiero c'ha sede a Piscina. Sì, al Teatro Area Nord. Perfetto, al Teatro Area Nord, dove salutiamo Nico Mucci, nostro amico. Assolutamente sì, anche Lello Serao. Tutti. E tu hai detto una cosa bellissima, che poi è quello che abbiamo parlato anche con Rosaria e con Valentina. Ribadiamolo, questo store sarà differente, non vuole fare concorrenza a nessuna libreria, a nessun tipo di libreria, anche come catene di librerie. La Marotta e Caffiero è la Marotta e Caffiero, qua si trova la possibilità di poter scegliere, di trovare quel libro che non tutti hanno. Dei libri un po' particolari, ci sono i pizzini della legalità, assolutamente ci sono i maggiolini della... teatrali, non li dimentichiamo, che un teatro è fondamentale. Che sono bellissimi, io sono stata al premio Landieri e praticamente me li sono comprati tutti e ci sta uno di Rosario che è l'ultimo, è bellissimo, e poi ci sono i libri della Caracò, i Miraggi, cioè veramente tante piccole e grandi case editrici che però faranno sì che, ecco, lo store della Marotta e Caffiero non sia la solita e classica, senza nulla voler togliere la loro libreria, certo, ma sarà un posto dove ci si incontra, per assolutamente sì, che ci saranno. Io con Rosario insomma ho fatto una richiesta e lui me l'ha accettata, quindi ci sarò anche io con i miei pomeriggi, i miei incontri con gli autori. Fantastico. Quindi è una cosa insomma che veramente mi rende felice. E quindi veramente noi invitiamo tutti quanti, questa intervista con te passerà quando già ci sarà avvenuta, ma noi abbiamo fatto di tutto affinché le persone fossero informate, quindi abbiamo utilizzato i social network. Ma voi ci aiutate sempre, siete dei grandi. Noi siamo come voi, noi crediamo in quello che facciamo e crediamo nelle persone giuste, quindi è giusto che noi siamo, poi del resto io sono social, ma ci deve essere per noi è un onore in più, non per voi. Allora io ringrazio Maddalena, lascio che veramente adesso c'è massima operatività, faremo giusto due riprese, anzi Paolo dopo me le assolutamente fanno, perché è qualcosa di bellissimo e poi ci vediamo domani. Grazie Maddalena. Grazie a voi. E poi si mettono a posto. Ah, un'altra, posso dire, certo, puoi dire quello che vuoi Valentina. Volevo dire che un'altra caratteristica di questa libreria, non so se avete notato, è proprio come sono stati esposti i libri, nel senso che
i nostri libri non vengono messi uno attaccato all'altro che non si vede la copertina, ma i nostri libri li chiamano i lettori perché dai colori, dal titolo, quindi come vedi sono più o meno tutti visibili, anche se poi incorreremo in problemi di spazio. Ma, però è giustamente la prima sinergia è la copertina, esatto, quello che ti trasmette, colore, quello che guarda l'occhio. Il titolo in evidenza, quindi questo è abbastanza importante. Per esempio un occhio particolare alla scaffalatura di Caracò e Dure, certo, con la sua... Diamo un saluto a Mario Gerardi, nostro carissimo amico della Caracò. Assolutamente. Anche per esempio questa casa editrice di cui parlavo prima, che è Mirage Edizioni, certo, che chiude la copertina con questa carta molto particolare. E quindi è veramente da vedere. Sì, facciamolo proprio vedere, perché in effetti c'è la copertina semplice e poi c'è la parte, ecco qui, praticamente in cartone, cioè no, una carta tipo da imballaggio, tra l'altro ecologica, da riciclo, quindi diciamo che il libro in qualche modo è già incartato, pronto per essere regalato e letto. Questa è la Caracò di cui parlavamo prima, casa editrice di Mario Gerardi. Qua c'è un libro bellissimo, mando un saluto a Peppe Lanzetta, Pane e Peperoni. Senza dimenticare Sognando l'Avana, Donne in carne e ossa, Luisa Bossa, Il Casalese, dove tantissimi giornalisti hanno avuto il coraggio di raccontare le cose, di chiamarle per nome, e hanno rischiato, sono stati denunciati, querelati, hanno chiesto risarcimento inenarrabile, grazie a un collega amico di Mr. B. Bisogna dare anche la giusta rilevanza. Assolutamente. Diamo qui uno spazio vuoto. Sì, dovremmo mettere altri, qualche sorpresa. No, ad esempio tu chi sei? Buongiorno. Ciao, io sono Salvatore. Ah, ecco, vedi già una luce bianca, insomma è meno soffusa, però sicuramente ci vediamo meglio. Per il momento basta. Come sta andando questo lavoro? Sta procedendo, spero di non distruggere prima di aprire. Quindi io provvedo alla sistemazione delle luci, così cerchiamo di avere anche un po' di... Allora, iniziamo col dire che stamani siamo venuti qui a trovare Rosario Esposito La Rossa, Lena, Valentina, tutti i ragazzi che con la Marotta e Cafiero e della Marotta Cafiero stanno lì pronti a inaugurare, ad aprire la libreria di Marotta e Cafiero all'interno del Teatro Bellini, uno dei teatri più belli di Napoli, in una zona che per me è magica, e siamo venuti qui a canasare quelli che sono gli ultimi preparativi, le luci, ci sono queste scritte meravigliose, questi scaffali fatti con tutti rivestiti con pagine di libri, quindi qualcosa di, cioè, la lettura nella lettura, tutto molto bello. Questa è veramente l'anteprima. Voi questa mia registrazione la vedrete come anteprima, come presentazione a quello che sarà il servizio di domani, perché ci sono delle cose come questa borsa bellissima con il logo di Made in Scampia, che è una cosa nuova della Marotta e Cafiero, che non a caso cita, io sono fondatore di una libreria, che la vedrete solo quando sarà inaugurata la libreria, quindi sarà reso noto questo marchio voluto dai ragazzi. E poi queste scritte, queste volte, i libri. C'è una parte dove non si può entrare perché è vietato l'ingresso, ma non sto sbirciando su qualcuno che sta finendo di lavorare, sta organizzando tutto per domani. E poi insomma mi avvio a quello che è il gruppo di lavoro. C'è anche Paolo Zampaglione, che fa parte dell'Ottivitale, Rosario Esposito La Rossa, Valentina, le ragazze che tra un poco andremo vicino, insomma disturberemo la loro fase organizzativa. Comunque ne abbiamo fatto anche la politeatro, questo te lo posso fare la gente.